esordito scrivendo sulla civiltà contadina veneta. I miei primi romanzi sono romanzi contadini. Pasolini lo lesse e mi chiamò una mattina presto verso le 5, svegliandomi di soprassalto, dicendo: ho letto il suo libro, avrei piacere di farci una prefazione. Io, addormentato, risposi: mio onora. Si fece una prefazione bellissima, appassionata, però Pasolini sbagliava. Lui pensava che i contadini vivessero una vita migliore, più sana, più santa. Aveva un'idea bucolica della campagna. Credevo che quella civiltà fosse eterna, quel lavoro fosse eterno, quell'umanità fosse eterna. Invece è stata rapidamente spazzata via e distrutta. A distruggerla è stata l'informazione, cioè l'arrivo della televisione, che ha mostrato nelle case di campagna una civiltà diversa e opposta. Scrivere del Veneto vuol dire scrivere della civiltà contadina che è sorella delle altre civiltà contadine nel mondo. La campagna veneta è sorella della campagne francese, della meseta spagnola, della pampa argentina. Io credo che sia per questo che i miei libri contadini sono stati tradotti là. È suo, dell'editore di Livio Garzanti, il titolo Un altare per la madre. Io l'avevo intitolato Immortalità. Il libro racconta l'invenzione di un rito di salvezza possibile in una civiltà contadina arcaica originaria, la civiltà contadina veneta delle campagne. Questa è la sua forza, che non è la mia forza, è la forza della civiltà contadina arcaica. Quando vince il premio Strega, l'editore Livio Garzanti, che non era sicuro della vittoria e quindi aspettava 300 metri lontano, nascosto in un baretto, vincemmo, mi portò in un ristorante, sesto ristorante veneto a Roma, El Tulà. E lì scegliemmo vini veneti. Uno scrittore veneto che vince un premio lo festeggia con i suoi vini. Una volta, andando a pranzo da Livio Garzanti, portai una bottiglia di Amarone. Garzanti ne beve un sorso, poi disse: ah, che grande vino! Se lei stesse agli altri scrittori, come questo vino sta agli altri vini, dovrebbe essere Dante.